Buon pomeriggio ragazzi, quest'oggi introdurremo una nuova rubrica che parlerà di viaggi. E chi meglio del nostro amico Alessio? Dove sei Alessio? Eccolo qua. Eccomi. Che ci parlerà di viaggi. Appena arrivato, dove sei stato? Guarda, ultimo viaggio, Londra, un mese fa. Quindi sono, come vedi, ancora attrezzato. Ancora attrezzato, quindi smog a parte, cos'è questo zaino strapieno di cose? Strapieno, vediamo. Allora, in realtà io sono venuto qui con questo zaino, appunto, che c'ha ancora delle cose che ho portato da Londra. Borraccia compresa. E vedremo dopo. Innanzitutto ti devo ringraziare perché non lo sapete, ma lui mi ha fatto da taxi dall'aeroporto. Quindi grazie Angelo. Prego, prego. Grazie a tutti i ragazzi di Libera Espressione che mi hanno invitato a parlare di viaggio. Esattamente. Allora, questo è il mio zaino. Non c'è nessuno sponsor Patagonia, ancora non ci pagano, però magari ci pagherà forse prossimamente. Allora, andiamo a vedere, vogliamo subito partire. Sì, sono molto curioso qui pieno. Allora, innanzitutto premettiamo una cosa. Io viaggio abbastanza, sicuramente c'è chi viaggia più di me, sicuramente c'è chi viaggia meglio di me. Ma le persone vorranno sapere con quanto viaggio. La prima domanda, la prima domanda che faccio a un viaggiatore è sì, ma quanto spendi? Speso? Ok, io viaggio low cost, partiamo da questo quasi presupposto. Esatto, perché diciamo non ho un grandi budget a disposizione. Quindi i consigli che vi posso dare oggi e vi darò soprattutto in futuro, magari in questa rubrica che apriremo, è soprattutto come viaggiare senza spendere molto. Infatti noi ti abbiamo chiamato principalmente per questo. Grazie, quindi vi ringrazio di avermi chiamato in qualità di esperto low cost. Esatto, uno specialista. Allora, torniamo al nostro zaino. Yes. Dunque, innanzitutto ci sono dei cimeli di Londra. Ah, il giornale. Il giornale, tu hai portato il giornale allora, di Londra. Dovete sapere che io ho una passione quando viaggio, è portarmi sempre un quotidiano dal luogo in cui, dalla città in cui sono andato. Allora, questo qua niente, era gratuito, c'era un po' di metro. Buttiamolo subito via. Quelli quindi sei pure un esperto di lingue, tra l'altro. No. Allora, ok, molto bene, molto bene. Allora, qua abbiamo il The Sun. Il The Sun, che il mio viaggio, stiamo parlando di gennaio, eccolo, 22 gennaio, ultimo giorno in cui sono partito da Londra, parlava di Ozzy Osbourne e di... Ah, e della, dei reali d'Inghilterra, lasciano la... Ma tu avresti lasciato il trono, se così si può chiamare. È scelta coraggiosa, li apprezzo. Allora, se l'avrei fatta anch'io non lo so, mi dovrei mettere nei loro panni. E qua invece si parla di Trump, questo è il The Times, un altro quotidiano storico di Londra. Quindi questo è un reperto che lui è stato veramente a Londra. Allora, queste sono le prove, in realtà si trovano anche nelle edicole italiane alcuni. Ma non diciamo, non però diciamo. Non diciamo. Il The Times forse no. Comunque, adesso li appoggiamo qua. Sì. E di Londra parleremo magari... nelle prossime puntate, nelle prossime puntate. Poi che ci abbiamo? Andiamo a vedere perché lo zaino contiene. Sono molto. Ah, vabbè, la guida di Londra è fondamentale, non sapendo la lingua, almeno i posti. Esatto. Tornando allo cost, questa rubrica è riciclata, nel senso che me l'ha prestato un amico. Quindi anche qui, anche qui non pensare, spende. Sì, ma voglio dire, la guida, 15 euro, che alla fine non sono nulla. Però se ce l'hanno e te la possono dare, perché no? Esatto. Giusto? E già qua 15 euro in meno. Ma si chiama risparmio o ottimizzazione? È giusto, è una buona osservazione, sì, ottimizzazione. Mi piace. E ora, il difetto di questa rubrica, difetto tra virgolette, è che è vecchia, nel senso, stiamo parlando dei primi anni 2000, quindi qua non è molto aggiornato. Vabbè. Però devo dire che per le cose fondamentali mi è stato... Sono sempre lì, non è che cambiano. Esatto. Andiamo avanti. Dunque, qua ho un taccuino su cui mi segno delle cose. Ah, ho visto una cosa. Delle cose tipo numeri. No, mi segno... In realtà qui è ancora nuovo, è abbastanza spoglio, però sì, mi segno... Qua c'è scritto un cazzo. Si può dire? Sì. Mettere il beep? Vabbè. Libera espressione. Libera espressione, giustissimo. Allora, io però la prima cosa di cui vorrei parlare, ormai ci siamo, parlando di viaggi, come nasce la mia passione per il viaggio e in generale... Questa domanda, ma mi hai anticipato. Esatto, perché ci sono persone che... Cioè, non siete obbligati a viaggiare. No, è una cosa che... È una passione. Una passione... Un desiderio e non a tutti può piacere. Per esempio, tu quanto hai viaggiato? Poco. Cioè, l'Italia tutta fuori, cioè l'estero una volta sola. Quindi, innanzitutto è bello viaggiare anche in Italia. Sì. Quindi, magari più in là, in qualche puntata, parleremo anche, che ne so, di gite domenicali, cosa fare, andare a vedere un giorno al volo, così. Insomma, cose di questo genere. A me piace viaggiare anche in... andando molto lontano. Ah, molto lontano. Ho iniziato, diciamo, chiaramente come tutti, si viaggia prima in Italia, noi che siamo in Italia,
Non, innanzitutto non provengo da una famiglia di viaggiatori, tra virgolette, quindi non ho avuto la fortuna, esatto, di una famiglia che mi ha portato in viaggio. I primi viaggi si fanno con la scuola solitamente, sì, le prime gite, le prime gite anche all'estero. Quindi ovviamente prima ho viaggiato in Europa, okay. E negli ultimi anni mi sto espandendo, tra virgolette, anche verso l'America. Quindi i viaggi, okay, di cui potrò parlare soprattutto in futuro saranno Nord America e Europa, okay, al momento. Ok. Poi innanzitutto voi volevo dire, nei commenti voi segnalate i viaggi che avete fatto, che, esatto, vi piacerebbe, esatto, fare. È molto importante. Esatto, molto importante. Zone di cui vi piacerebbe sentir parlare, avere dei consigli. E se posso io cercherò di darli, se ci, esatto, sono stato, esatto. Se non ci sono stato ci pagate il viaggio e noi mi andiamo, mandate, esatto, e io vi porterò la mia recensione, esatto, del posto, perché ci andrà solo lui, solo lui, esatto, da io, solo io per voi sarò lui, i vostri occhi, esatto, la vostra guida, senza sapere la lingua, senza soldi, o perlomeno con pochi soldi, con pochi soldi, allora senza, diciamo che è difficile, sì, con pochi con si pochi può soldi, fare, pochi si soldi può fare. Allo stesso tempo io conosco molte persone che hanno viaggiato più di me. Quindi magari li in futuro qui, cercheremo di avere anche qualche testimonianza da parte loro, okay, che hanno visto più posti di me e l'hanno visto anche in maniera diversa, anche per più tempo, perché io spesso viaggio per pochi tempi, per poco tempo. Okay. Per esempio in Europa mi piace fare viaggi brevi, 4-5 giorni. Ah, proprio toccare, esatto, fuga. Sì, sempre nell'ottica del risparmio. Ah, certo, certo. E poi perché Europa, viaggiando magari con un aereo che è, diciamo, una distanza di 2 ore, riesce anche a sentire, a vedere una città per poco tempo, certo, certo, e farti già un'idea, avere già una sensazione. Ma lo sai che è una cosa che e poi magari tornarci. Un po' mi appassiona il poter andare su un luogo 2-3 giorni così toccate fuga per respirare, esatto, aria nuova, ti... per vedere, esatto, qualcosa di diverso, lo smog, eccetera, eccetera. Ma riteniamo lo zaino? Esatto, perché nello zaino c'è uno dei motivi per cui, esatto, probabilmente, credo, ci ho pensato. No, allora la domanda: perché ti piace viaggiare? Ma da dove mi è venuta, visto che vengo da una famiglia. Magari in bagno mentre eri concentrato. Guarda, ci sei vicino perché ho capito forse da dove viene la passione dei viaggi, da questa cosa qui, che non so se molti hanno ancora, ma un'altra pubblicità di Agostini. Agostini che ci sta pagando. Questo credo che sia stato il mio primo Atlante. Qua se guarda addirittura c'è il prezzo in lire ancora, 44.000 lire. Questo è stato uno dei miei primi regali da bambino. E devo dire che devo ringraziare chi me l'ha regalato, devo ringraziare proprio la lui o colei che mi ha regalato questo Atlante, probabilmente dai vaghi ricordi che ho potrebbe essere per la cresima, sì, scusa, per la comunione, ancora sono, prima. Sono quei regali che, esatto, che non sa cosa fare, Atlante, non so, mappa, ecco, mondo. Per esempio, esatto, nei commenti diteci pure se si fanno ancora questi regali, bravo, perché io non ho idea. Ragazzi, diteci se ancora, sì, voi o regalerete o avete avuto questi regali, esatto, che io non regalerei mai. Vedi? Ma, vedi? Però una volta, però, giustamente, che non c'era ancora molta tecnologia, si andava a regalare libri, ma soprattutto, esatto, anche Atlanti, mappamondo, ce l'ho uno, l'ho portato perché anche io, aspetta, anch'io non l'ho portato, però il mini mappamondo, bravo, il mini mappamondo ce l'abbiamo, eccolo, girare, perfetto. Questo qui addirittura è un mappamondo con una cartina molto antica, quindi non è proprio definita come oggi. Vabbè, però più o meno. È per dare un'idea, sì, lo lasciamo qua. Come souvenir. Allora, torniamo all'Atlante. L'Atlante, sì, è stata la mia grande passione, uno dei primi regali. Grazie a questo credo che devi da qui la mia voglia di viaggiare. Per esempio, altra cosa su cui volevo puntare. A scuola la mia materia preferita era la geografia. Allora già c'era qualche... E c'era qualche appiglio, indizio. Sì, okay, sì. E io mi meraviglio del fatto che la geografia si studi così poco a scuola. Hai ragione. 2 ore. Non so te, esatto, ci studiavo poco. E poi e io, il pomeriggio, quando proprio non giocavi, esatto, non puoi fare nulla. Io, per esempio, in secondo liceo ce l'hanno proprio tolta, dopo il secondo liceo. Io invece soltanto le medie. Ah, vedi, addirittura neanche l'hai toccata, liceo. Noi, io ho fatto lo scientifico, non so te. Hai fatto meccanica, quindi. Perfetto. Allo scientifico abbiamo fatto i primi 2 anni e poi stop. Tu mi hai detto fino alle medie. Fino alle medie, terza media. È una materia che purtroppo, secondo me, si studia troppo, sì, poco. Sì, perché è fondamentale. Esatto, è fondamentale, ma influisce anche sul modo di pensare delle persone. È vero, è vero. Secondo me è una materia fondamentale. E la mia passione è stata proprio la geografia, che poi adesso, vogliamo dire, visto che ci siamo, insomma, non, sembra non essere il periodo adatto per viaggiare, visto, sì, le non cose è che stanno adatto, succedendo, sì, epidemie, sì, sì, eccetera. Sì. Però, per esempio, tornando proprio al discorso del risparmio, ho letto che siccome la gente in questo periodo viaggia poco, esatto, magari per esempio noi italiani adesso se andiamo all'estero ci fanno 1000 controlli, sì, per i motivi che sappiamo. Dato che non è nato da noi questo grandissimo problema, ma però siamo visti come, esatto,
la macchia d'olio che continua a lungere adesso. Sì. Però questo qui, che sembra essere un fattore negativo, in realtà alcune compagnie aeree in questo momento stanno abbassando i prezzi proprio perché la gente viaggia meno. Esatto. Quindi un consiglio, per esempio, per fare viaggi low cost è controllare adesso gli aerei, anche magari per i prossimi mesi, che non sappiamo un po' come si evolverà la cosa. Però i prezzi in questo momento sembra che stiano calando. Quindi primo consiglio potrebbe essere un momento adatto per prenotare per andare, un viaggio anche breve, lungo, come volete voi. Sempre con mille precauzioni. Vabbè, quello sempre. Mascherine, tutto ciò che insomma. Comunque, questo credo che la mia passione derivi tutta da un Atlante. Probabilmente sì, credo di sì, perché veramente mi ha svoltato l'infanzia e l'adolescenza. Mettiamo l'Atlante, dove lo mettiamo? Qua. Però lo mettiamo anche qui sotto, dove vuoi. Vediamo se c'è qualcos'altro, sì, ma vediamo. Credo che... Vabbè, guarda, ci avremo... Ma vedo anche un libricino qui. Sì, ora te lo faccio vedere. Innanzitutto c'è un ombrello. Fondamentale, sì, fondamentale. Per esempio questo qua l'ho portato a Londra, non l'ho aperto neanche un giorno. A Londra uno pensa... Ma non l'ha mai bevuto? Sole tutti i giorni. E come? Ma in quale parte di Londra sei stato? Proprio dentro Londra, la città. Ah, questo qua, per esempio... Giacca a vento, portatile. Fondamentale. No, è una cosa un po' più stilosa. Ah, ok. Perché mi piace anche viaggiare con un po' di stile. Sì, giustamente. Lo stile però non vuol dire che non debba essere comodo. Anzi, lo stile è anche comodità. Esatto. Questa per un viaggio io me la porto sempre, perché il momento che c'è un po' di vento. Guarda qua, te lo metti dentro, cioè, non perfetto. Occupa spazio. Quindi, e ce l'hai ombrello, giacca a vento, e già siete molto avanti. E già siete molto avanti, giusto. Zaino, perché se no. Zaino, esatto, questo qua tra l'altro è nuovo, l'ho comprato da poco. Vediamo se c'è qualcos'altro. Qua, ma è il tuo libro, bravo. Sì. Allora, questo qui è sempre. Sembra una Bibbia, ma non lo è. No, bravo, sembra una Bibbia. Ma sul filone dell'Atlante, questo qui è stato il mio secondo amore dopo l'Atlante. Aha. Alle medie, una mia professoressa ci parlava dei paesi europei e noi dovevamo fare delle piccole sketch. Okay. E le informazioni che prendeva le prendeva da un piccolo libricino che aveva sempre in mano. Io mi sono incuriosito, lo sono andato a comprare e questo qua me lo sono letto per anni e anni. Certo, guarda, questa edizione è del 2003, quindi diciamo che ormai questo qua non è più aggiornato. Ma però, calendario Atlante di Agostini si chiama, di nuovo pubblicità sì. A Di Agostini. E questo qua ogni anno lo rinnovano e ci sono tutti i paesi del mondo, vengono analizzati dal punto di vista economico, sociale. Cioè, sul libricino così piccolo, ragazzi, esatto, ci sono tutti i paesi del mondo e ogni anno viene aggiornato perché cambiano anche le capitali, certo, cambiano i dati di una certo nazione. Quindi questo qua chiaramente non è aggiornato, ma in quegli anni me lo sono letto tutto e è stato veramente importante. Una Bibbia. Anche perché più o meno è molto similare. Esatto. Ti ringrazio di avermi chiamato. Prego, questa qua è stata solo la prima puntata, un piccolo esperimento. Sì. Per aprire questa rubrica. Se vi piace, continueremo a portare gente, esatto, esperienze e a farvi conoscere e come spendere poco per i viaggi. Esattamente. Fatti conoscere il mondo intero. Esatto. Farò una scaletta di viaggi che ho fatto. Anzi, magari, che ne so, potremmo fare anche un sondaggio su da quale viaggio partire. Perché bravo, ci sono quelli più brevi e concisi e altri più complessi che magari hanno bisogno di più puntate per essere raccontati nei dettagli. Quindi innanzitutto vorrei sapere dal nostro pubblico i viaggi che vi piacerebbe fare. Elencateli qui sotto. Esatto. Dove, su quale volete consigli, su quale posto vi piacerebbe avere un consiglio. E poi farò un piccolo sondaggio dei miei viaggi per vedere secondo voi da quale sarebbe meglio iniziare, per capire un po'. Esatto, quindi ragazzi, se volete viaggiare tanto e spendere poco, seguite la nostra rubrica e vi porteremo tutte le informazioni possibili e immaginabili. Quindi grazie Alessio, alla prossima. Grazie, ciao.